Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questa stampa dove il conduttore bravissimo che sta facendo ottimi ascolti si è dichiarato fortemente antifascista, ma per carità ha fatto benissimo, domanda, ci mancherebbe fatto altro. Una domanda, ma... lei si sente antifascista, sì, abbiamo un presidente del Senato che non ha il coraggio di definirsi antifascista, appunto, almeno Amedeus lo fa, mi sembra il minimo. All'interno, ecco, all'interno del festival, poi alla fine un connotato politico ci deve sempre essere. Ma tutti, se dove, ma tutti realtà, gli italiani si dovrebbero autodefinire antifascisti, è una questione diciamo, legata alla Costituzione, alla nostra scusa, storia. Ma che c'è? Brunella Bollolli, ma tu ti definisci antifascista? Ma io non ho nessun problema a dire che sono antifascista, così come sono anticomunista, ma perché per me sono delle categorie... Cioè, nel senso che non riconosco, non le ho neanche vissute, non posso neanche dirti che sono un libro di storia. Nessuno di noi, per la verità. Non ho nessun problema a definirmi antifascista, anticomunista. Invece, quando magari lo si chiede a quelli di sinistra, non ti dicono che sono anticomunisti, ma pretendono che quelli di Fratelli d'Italia e soprattutto Giorgia Meloni si definiscano antifascisti. Insomma, secondo me sono anche dei discorsi un po' superati, perché se la politica, l'abbiamo detto tante volte, se la politica del Partito Democratico è questa, se sia soltanto questo quello che la sinistra riesce a chiedere a Giorgia Meloni, insomma, non va molto lontano, forse potrebbero esserci anche altri argomenti. Ecco, però,